È stata una domenica drammatica quella vissuta sull'isola di Ischia. Nella mattinata un anziano di Lacquameno si è lanciato dal secondo piano della sua abitazione a pochi passi da Piazza Rosario. Sembrerebbe che l'uomo nell'ultimo periodo sia stato sottoposto ad un intervento successivo, ad un ictus, e da pochi giorni era ritornato a casa. Secondo alcune indiscrezioni, i familiari hanno visto l'uomo aprire la finestra e lanciarsi. Per comprendere bene quali siano state le dinamiche reali dell'accaduto, è stata comunque disposta all'autopsia, ma pare non ci siano segni di violenza sul corpo della vittima. L'uomo è morto sul colpo, sono stati vani quindi i soccorsi del 118. Indagano sul caso i carabinieri. L'ennesimo dramma, l'ennesimo gesto estremo a meno di un mese dal suicidio del giovane Alessio Fulcoli. È sempre domenica, inoltre si è rischiato di assistere al secondo suicidio in un solo giorno. Protagonista questa volta del gesto estremo, un giovane adolescente, il quale per motivi sentimentali ha perso la ragione, arrivando a lanciarsi dal belvedere di via Baldassarre Cossa a confine tra il comune di Casamicciola e il comune di Ischia. Lasciatosi cadere però è finito nel dirupo e nelle sterpaglie che di fatto hanno attutito il colpo, salvandogli la vita. Il giovane ferito, resosi conto dell'errore commesso, ha lui stesso chiamato la famiglia che ha poi allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con la polizia, ma è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della guardia costiera per poter raggiungere il ragazzo che segnalava la presenza con la torcia del cellulare. Non è stato facile immobilizzarlo e recuperarlo per condurlo successivamente all'ospedale Rizzoli, dove è tuttora ricoverato. La polizia cercherà di ricostruire nei dettagli quanto accaduto, fatto sta che si è sfiorata una nuova tragedia. Fortunatamente il ragazzo sta bene, ma quanto accaduto la dice lunga sulla crisi sociale che sta attraversando l'isola di Ischia e di cui pochi si interessano. Per le forze dell'ordine è stato un weekend movimentato anche per altri interventi che si sono resi necessari sul territorio isolano. In particolare i carabinieri guidati dal capitano Laganà hanno notato Chiara Corbino aggirarsi per le strade del comune di Ischia. La donna fu arrestata per detenzione di eroina lo scorso 11 ottobre ed è sottoposta alla misura dell'avviso orale su proposta dello stesso comando di compagnia. I militari l'hanno seguita e attendendo hanno notato un uomo avvicinarsi e completare uno scambio. I militari hanno osservato tutto e sono intervenuti bloccando i due. Nelle mani del cliente una dose di eroina ottenuta per la somma di 50 euro. Arresto per lei e segnalazione alla prefettura per l'acquirente, ma i militari, perquisendo anche l'abitazione della donna, hanno rinvenuto e sequestrato tre coltelli a serramanico e due lame intrise di sostanza stupefacente. Trovati anche un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga, la somma di 155 euro e un telefono cellulare verosimilmente utilizzato per lo spaccio. Sempre i carabinieri sono stati protagonisti di un nuovo sequestro all'interno del parco termale Fonte delle Ninfe Nitrodi di proprietà del comune di Barano e concesso in gestione ad una società privata. I militari della stazione di Barano hanno rilevato opere edilizie realizzate in difformità alla scia e in area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ambientale, dunque opere abusive. Infine, gli uomini della Polizia di Stato, guidati dal vicequestore Ciro Re, nell'ambito delle attività di controllo e sicurezza svolte in occasione della gara di calcio tra Ischia e Pompei, hanno scoperto un vero e proprio arsenale tra fumogeni e oggetti potenzialmente contundenti nascosti dai tifosi del Pompei in borse, mutande e scarpe. Scoperti, i tifosi ritenuti responsabili sono stati segnalati e saranno deferiti. Gli stessi hanno deciso, in segno di protesta, di non accedere allo stadio, facendo ritorno in terraferma, pur essendo già sbarcati sull'isola di Ischia.